Podio, ambizione e qualità si intersecano in due soli punti nel supermatch d'eccellenza Alchimenti. Cede al Lido dei Pini Audace San Vito Empolitana ed è subito show al sesto. Demofonti sciabola e Cirilli spazza debole. Si intromette l'Urso, punta Bressan, numero poi tocco elegantissimo all'angolino ed è gol! Sblocca d'Urso in avvio ed è un gran gol, ma immediata reazione Cedial. Cristofori sempre al centro della scena, punizione perfetta tagliata, smanaccia Fortunati e al volo Franco e palla in rete. Pareggio d'autore Lido dei Pini. Stessa trama, sempre 10 dipinge da fermo, miracolo di Fortunati, la palla ancora in gioco, va a rimorchio Drago di prima. Poi sbuca Bernardi, ma è sopra lo specchio. È il momento clou. Schema da laterale dello stesso Bernardi, profondissimo. Prolunga Franco e poi vince il rimpallo, inventa un assist magico per Drago. Mancino letale ed è gol. 2-1, sorpasso Cedial con Drago. L'Audace però non demorde, Regis chiama l'1-2 e arriva sul fondo, palla splendida per D'Urso che non ci arriva. Regis è un carro armato anche dall'altra parte, penetra in aria, si libera di Trippa e Bressan, assist d'oro a porta sguarnita per Demofonti che tergiversa, supera un uomo e poi super Bernardi in chiusura. E poco dopo alto brivido sul piazzato velenoso e in estirada Bressan spazza. E calcio champagne. Cristofori lancia in campo aperto Drago e l'11 vola tu per tu col portiere, è indisturbato, è in tenaria e calcia. Fortunati salva tutto ed è decisivo perché al 40esimo va Tassoni da fermo, parabola fatata sul primo palo ed è rete. 2-2, gol geniale di Tassoni. Il secondo tempo non sarà da meno, grande Audace. Demofonti vola a sinistra, salta secco, ben ci venga, palla chic per Greco che calcia ma è sbilenco. E poi azione fotocopia, Greco destro secco, respinge giudice e poi un po' a fatica la fa sua. Al 12esimo però Regis entra in aria, la difende con una doppia piroetta e poi sul body check tra i marcatori viene messo giù da Bressan. L'arbitro non ha dubbi, calcio di rigore. Sul dischetto va Greco che spiazza giudice e non fallisce. Ed è 3-2, contro sorpasso Audace, ma da un capitano importante si passa all'altro. Scucchiaiata Cedial al centro area, si libera Cristofori che calcia al volo e palla in rete. Gol da Cineteca di Cristofori e esplode la tribuna. È 3-3, è sempre lui a guidare il gruppo, sgroppata sul fondo, poi la mette da campione, Tabascio spazza e anticipa Cirilli sul tapin. Nel finale spazio per l'espulsione di Pesce, doppio cartellino e Audace in 10 e poi anche in 9 perché Marco Demofonti va ruvido in tackle su Bressan, rosso per lui e finisce qui. È 3-3, due grandi squadre si dividono la posta sulla scia di un vero show. Talenti e grandi coach, e Bressan che si fa espellere per proteste uscendo dal campo. Si arrabbia Panicci, ma vince lo spettacolo.